Bentornati col terzo episodio di Ape Escape. Siamo in compagnia del mio gatto. Sì, sono un piccolo essere triste e solo. Comunque, iniziamo con l'era cenozoica a livello orrivo della giungla. Dunque, ho fatto bene a terminare l'episodio qui, perché questo livello, il rivo della giungla, è abbastanza più ostico dei livelli dell'era preistorica. Già infatti qui siamo stati divorati da una pianta, ora avremo punti da un'ampia a momenti. Vi consiglio di far fuori nemici. Adesso in queste, non lo so, piante che sembrano la pianta carnivora a fiore cadavere, il cui odore di carne in putrefazione può essere udito a chilometri di distanza, c'è una scimmia! E allora eliminiamo tutti i nemici, perché come sapete se ci concentriamo sulla scimmia i nemici ci danno addosso. Via! No, cazzo, dai! Ma perché? Sempre ho avuto problemi con le piante carnivore di Ape Escape. Dai. Meno male che i nemici danno sempre i biscottoni. Ah, io però come sta sui biscotti c'è scritto Kakeru, anche se non si vede sui biscotti c'è scritto Kakeru. E l'ho scoperto grazie ad alcuni esperti che hanno zoomato e fatto d'alta qualità. E hanno scoperto che c'è scritto proprio il nome originale del protagonista. Allora, correndo la piscina su qui, ecco, possiamo scoprire che c'è una scimmia dentro a questo fiore pianta cadavere. A questo fiore cadavere. Prendiamola. E adesso, grazie al radar che ho appena segnato al tasto cerchio, possiamo anche vedere certe cose delle scimmie molto interessanti. Guardate, ecco là, questa su ce n'è una. Questa è una scimmia nera. Le scimmie nere, ragazzi, attaccano con dei mira, ma per fortuna hanno una pessima mira e si possono schivare facilmente. Si chiama Eyeball, livello scimmia 2, velocità 1, attacco 2, allarme 1, quindi è facile da catturare. Allora, più la velocità è alta e più è difficile correre dietro la scimmia che scappa velocemente, capitano ovvio. Più l'attacco è alto, più la scimmia tenderà ad aggredirvi invece che scappare, e più l'allarme è alto, più è facile che la scimmia vi veda, anche se state accovacciati. Tanto abbiamo trovato un nuovo tipo di scimmia, la scimmia nera, attacca con il mitra, e guardate, ci ho visto, adesso guardate che ci spara, Visto? Ah. Presa! Perfetto! E adesso non ci resta che... Beh, ecco, usare il radar così e vedere un attimo dove ci porterà. Pratica, passeremo molto tempo nell'let's play di Ape Escape. Ah, ce ne sono due. Oh, questa è una scimmia azzurra, nuovo tipo di scimmia. Le azzurre sono le pippe, ragazzi, perché spesso e volentieri hanno tutte le statistiche, velocità, allerta e attacco al minimo. Infatti sono facilissime, ma strafacili da catturare. Qui dopo il radar mi indica un'altra scimmia, andiamo a vedere dove ci porta. Sembrerebbe indicare da questa parte, andiamo. Grazie alla scuba driver. Oh oh, lo riconosco questa zona, ma... E andiamocene, vai! Questa è la rafting area, è cambiata anche la musica perché adesso qui abbiamo uno dei veicoli di Ape Escape. La canoa. Vecchio nemico, ci incontriamo di nuovo. Abbiamo messo a disposizione una barca a remi. Usa, sì, barca a remi, la canoa. Insomma, qualsiasi cosa con i remi è il mio nemico nei videogiochi. Dunque, andiamo. Bisogna usarlo perché c'è un pescione misto tra un pesce gatto e un cazzo di rana pescatrice che ci dà addosso. Dobbiamo usare il canotto quindi per evitarlo. Dunque, ruotando entrambe le levette si va avanti, mentre con una sola direzioniamo il canotto. Vediamo, qui c'è un gettone di Specter, quindi andiamo a raccoglierlo. Ah, scimmia! Cioè scimmia, cioè pianta, voglio dire pianta, la scimmia è dall'altra parte del muro. Gettone di Specter, ragazzi, colgo l'occasione per dirvi che Specter in questo gioco la sua voce è quella del mitico Massimo Marinoni, voce storica di un sacco di personaggi della PlayStation 1. Zarok di Medieval, Spiro nella saga di Spiro, ultimo maiale cattivo nella Tombi 2, perché in Tombi 1 non parlano. E ora qui è nel ruolo di Specter. Allora, adesso dobbiamo continuare a girare nel canotto e cercare le scimmie. Comunque, Massimo Marinoni, nonostante questo gioco sia doppiato male, Massimo Marinoni devo dire che ha una spanna sopra tutti e la voce di Specter è la più azzeccata in tutti gli Ape Escape, perché poi in Ape Escape 2 la voce di Specter è di Massimiliano Alto, mentre in Ape Escape 3 viene doppiata
rispetto a Oliverio Corvato. Allora, questi due sono bravi doppiatori, ma inadatti per Spectre, perché da Ape Escape 2, infatti, Spectre ha una voce da castrato. Tipo, salve amici umani, come ve la passate? Cioè, non si può sentire, andiamo, Spectre era cattivissimo. In questo gioco infatti ha una voce stupenda, fatta benissimo, non cattivo. No, restano solo due scimmie. Dai Spike. Dobbiamo risalire sul canotto. Vedo che comunque lo sto manovrando meglio di come manovravo la canoa in Tomb Raider 3, se rimembrate i patetici errori che stavo facendo. Ok, no. Bisogna continuare a girarli, sì, ma non è facile, no? Da questa parte, da questa parte, no, dall'altra. Come hanno detto, sembrava che lo stessi manovrando bene. Ecco che ora iniziamo a fare casini. Dai, c'è anche la corrente, cazzo. Gira. Gira. Ah, oh, va bene, ecco, adesso ho fatto facendo un po' a modo mio, eh. Sto guidando il canotto alla mia cazzo di maniera adesso. Alternando un po' con i reni, vai, ce la facciamo. Se trovi uno strano congegno, colpiscilo con la spada ed esaminalo. Ti è piaciuto nuotare veloce il tasto R1? La rete acquatica va proprio veloce, non credi? Sì. Vabbè, ora possiamo anche lasciare il canotto perché il pesce gatto non viene fin qua. Dunque, professor stava parlando di un congegno. Ecco, è questo qua. Mulinate la spada per aprire il cancello. Però, attenzione, tutti i congegni così sono a tempo. Tutti quanti, quindi adesso veloci, nuotate veloce con la scuba drive, aprire il cancello, si chiuda e via. Scimmia azzurra, questa neanche c'è bisogno di colpirla con la spada, perché le scimmie azzurre sono proprio le tippe. Bene, abbiamo conosciuto altri due tipi nuovi di scimmia, l'azzurra e la nera. Un altro canotto, qui c'è un altro pesce corazzato intanto, vedo. Sento delle scimmie, se sono nella piattaforma qua sopra, però adesso dobbiamo raggiungere. Vai. No. Vai. Così, qui vai, vedo una zona di terra su cui approdare. Vai, Spike. Allora, da questa parte ci andremo dopo per il backtracking quassù. Servono gadget più potenti, ci sono dei nemici troppo forti. No, non ti far mordere lo pesce corazzato adesso, perché no, sei un cavolo di ragazzino, Andiamo. Qui c'è più di una scimmia, ma adesso il livello finisce. Dal momento che cazzo, sta pianta però manco si vede. Ma adesso gliela faccio vedere io. Beccati sta spada laser. Cos'è successo? Si è carbonizzata. Ah no, dall'altra parte. Errore caro pianta, perché ho finito finalmente sto livello, il primo nell'era cenozoica. Cazzo, allora ragazzi, 8 minuti, Beh, era abbastanza lungo, dai. Quindi direi di fare per questa parte anche, direi basta così, non ce la facciamo a fare un altro livello. Mi dispiace, ma è così. Bravo! Sì. Se l'avete notato comunque, professor ha la stessa voce dei gargoyle in medievi. Quindi direi di andare a salvare. Questa è la schermata di salvataggio. Vi faccio un video per vedere come si fa a salvare, perché è giusto che lo vediate. In Tombi 1, per esempio, io mica ho ancora capito come si salva. So che ci sono dei cartelli con la piuma, ma mica li trovo, sai. Corso. Bene, sono salva. E salviamo qui. Il secondo è un fight che stavo facendo giocare a mio fratello, ma che l'ha mollato praticamente subito. Continuiamo la partita, sì. Quindi, ragazzi, per questa parte è tutto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!